Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Crypto51 e qui parliamo di criptovalute. In questo video vado a spiegare il nuovo sistema che ha lanciato la Tron Foundation sul mercato circa 2 anni fa, che sarebbe l'innovazione di BitTorrent. Quindi ha creato un nuovo sistema di condivisione dei file e quindi un sistema decentralizzato che si occupa sia della condivisione dei file e anche in termini di guadagni. Questo lo andiamo a vedere successivamente nel video, ma prima vi chiedo di supportare il canale con una bella iscrizione e lasciate un bel mi piace. Quindi, come stavo dicendo, BitTorrent è stato rilevato circa 2 anni fa dalla Tron Foundation e quindi è un nuovo sistema, quindi un nuovo software che è stato introdotto quindi da circa 2 anni fa e che mira a creare un servizio di condivisione dei file. Quindi, prima di vedere come funziona esattamente, volevo fare un po' un riepilogo di BitTorrent, che cos'è e come funziona. Ovviamente partiamo sul mio sito dove ho fatto un post circa 2 settimane fa, dove vado a spiegare appunto che cos'è BitTorrent e come è stato rinnovato. Quindi BitTorrent è stato rilevato dalla Tron Foundation nel 2018, quindi la Tron Foundation ha rilevato il protocollo BitTorrent, in quanto BitTorrent è un sistema decentralizzato creato nel 2002 e che è stato rilevato tramite una acquisizione dalla Tron Foundation nel 2018. Dopodiché è stato rilanciato tramite una IPO, quindi Initial Price Offering, nel 2019 nell'exchange Binance. Infatti è stata una delle IPO più promettenti fino adesso, anche se ce ne sono state molto poche. Quindi, come dicevo prima, è stato introdotto nel 2002 dal programmatore Brian Cohen, che è stato scritto interamente in Python. Quindi BitTorrent in realtà non è un proprio vero sistema decentralizzato puro, in quanto utilizza sempre un server principale per aggregarsi alla rete, ma questo era la versione precedente. Invece con la versione nuova, praticamente la Tron Foundation ha cercato di ridistribuire il database e quindi creare proprio un vero sistema decentralizzato su blockchain Tron. Quindi funziona sulla blockchain Tron e funziona con il token BitTorrent, che sarebbe un token molto importante nell'ecosistema della piattaforma. Quindi il sistema BitTorrent è composto da due fondamentali, cioè il sistema Speed, che serve per scaricare molto velocemente i file, e il sistema BTSF, che sarebbe il server decentralizzato che serve come memoria di tutto il sistema. Quindi è un enorme database dove tutti possono partecipare e dove tutti possono guadagnare. Infatti, dopo lo andiamo a vedere successivamente. E grazie a questo sistema BTSF ognuno può scaricare i file molto velocemente. Come ho spiegato precedentemente, quindi BitTorrent Speed e BTSF vengono spiegati sempre in questo post, dove quindi BitTorrent Speed, che lo andiamo a vedere dopo, serve quindi per scaricare molto velocemente i file, e BTSF, praticamente BitTorrent File System, sarebbe proprio l'archivio generale di tutto il sistema BitTorrent, quindi dove andranno a salvarsi tutti i file della rete. La cosa principale ovviamente è il token BitTorrent, che come dicevo prima è molto importante nell'ecosistema di BitTorrent. Ce ne sono circa 990 miliardi di BTT totali, ma attualmente ce ne sono 215 miliardi in circolazione. La rimanenza vengono dati ai possessori di Tron, quindi tramite airdrop, una volta al mese, fino al raggiungimento quindi dei restanti 700 miliardi. È di tipo RC10, in quanto stando sulla blockchain di Tron, quindi è un token RC10, e quindi si basa sulla blockchain di Tron. La cosa fondamentale di questo token è che serve proprio nell'ecosistema della piattaforma. Andando quindi sul sito
principale che metterò in descrizione, possiamo vedere tutte le funzionalità di BitTorrent. Quindi BitTorrent praticamente è un intero sistema che offre moltissime cose, come ad esempio il BitTorrent Web, il Classic e l'Android, quindi l'applicazione per telefonini. Poi c'è la D-Live, che è un'altra piattaforma che è stata acquisita sempre dalla Tron Foundation quest'anno e che è stata introdotta con BitTorrent, dove vengono trasmessi in live i contenuti degli utenti. Una piattaforma che parlerò in un altro video, che è una questione a parte. E dopo c'è BitTorrent Remote, che sono altri contenuti sempre della piattaforma. Dopodiché su token andiamo a vedere che c'è la funzione BitTorrent Speed e BitTorrent File System, che sono praticamente le due componenti principali del sistema. Ovviamente dopo ci sono contenuti dove andiamo a vedere che ci sono sulla piattaforma, quindi si apre questa schermata qua dove possiamo scoprire i vari contenuti della piattaforma. Dopo il forum e la lingua. Quindi è un progetto molto completo, è stato molto rinnovato dalla Tron Foundation, anche perché vuole rilanciare, grazie alla piattaforma che ha circa 100 milioni di utenti all'anno, quindi vuole creare un business sia su Tron che quindi su BitTorrent. Quindi per poter usufruire di queste funzionalità dobbiamo scaricare il sistema BitTorrent, quindi dobbiamo scaricare il file. Ovviamente lascerò i due link in descrizione perché la versione Speed è presente in uTorrent e la versione BTSF è possibile lanciarla sia dall'applicazione BitTorrent versione beta, che lascerò sempre in descrizione, eppure tramite il sito ufficiale, che lo andiamo a vedere qua. Infatti andando su BitTorrent Speed possiamo scaricarlo qui e ci viene scaricato la versione uTorrent, dove è possibile lanciare lo speed. Invece nella versione BitTorrent File System lo possiamo andare a scaricare andando nella versione Documentation, che ci apre questa schermata qua dove possiamo andare a cliccare su Install Run BTSF. C'è una piccola guida in inglese dove è possibile scaricare sia la versione Mac OS Linux oppure la versione Windows da questo file qua. Quindi questa parte qui è più complessa, quindi è più complicata lanciare il nodo BTSF. Invece nella versione BitTorrent 7.16 beta, che lascerò in descrizione, è già compreso il BTSF, che sarebbe questa versione qua. Quindi andando a cliccare sulla parte quindi sinistra su BTSF si apre una schermata, eccola qui, dove è possibile creare quindi il file host, cioè creare l'host di BitTorrent sul nostro PC e quindi poter guadagnare da questo sistema. Come funziona quindi il creare l'host? Questa è una versione più semplificata della versione che vi ho fatto vedere prima, che sarebbe questa qui. Qua praticamente bisogna inserire i gigabyte oppure i terabyte che si vogliono mettere come storage nella piattaforma. In questo caso io ho messo 32, una versione di prova. Dopodiché bisogna creare il wallet tramite questa guida qui, che è abbastanza semplice, se no altrimenti non possiamo essere pagati. Ovviamente su setting c'è la versione attuale del nodo, questo è il nostro nodo, la versione corrente è la 1.1.2. Il wallet ancora non l'ho creato perché ho provato solo a vedere come funzionava il tutto. E quindi in questa schermata principale di BitTorrent File System, che praticamente è un modo per poter guadagnare tramite questo sistema, quindi tramite BitTorrent, possiamo andare a vedere la nostra retribuzione a terabyte, cioè veniamo pagati 7680 BitTorrent al mese per ogni terabyte che mettiamo a storage, quindi che mettiamo in condivisione alla rete. Quindi più o meno
Se noi andiamo su CoinGecko e andiamo a inserire il token BitTorrent, più o meno ci possiamo rendere conto quanto mediamente possiamo guadagnare con un terabyte di BTT al mese, quindi più o meno 2 dollari al mese su ogni terabyte che mettiamo in condivisione. Quindi la piattaforma è abbastanza semplice, quindi è molto intuitiva, è molto semplice da utilizzare, e ovviamente il consumo dell'hard disk affinché rimanga acceso tutto il sistema non è tanto alto, quindi io penso che questo sistema è anche ottimo per poter guadagnare. Ovviamente nella parte alta possiamo vedere anche lo score, loop time, i contratti che ci vengono assegnati, lo stato se è online oppure no. Quindi una piattaforma molto simile, mentre se invece andiamo sulla piattaforma uTorrent, cioè la versione uTorrent 3.5.5 beta, che è possibile scaricarla sul sito ufficiale, quindi lascio il link in descrizione, possiamo andare a vedere quindi la versione BitTorrent Speed. Quindi questa versione qui serve per scaricare i file oppure per condividere i file. Infatti ci viene dato quindi la versione BitTorrent Speed, che sarebbe questa qui. Nel wallet dell'applicazione io ho quasi 14 BTT, vengono dati dalla piattaforma stessa. Il wallet lo andiamo a creare mediante una creazione di password, quindi ce la dobbiamo salvare affinché non venga perso. Quindi creiamo il wallet e all'interno del wallet possiamo mettere i nostri BTT e quindi andiamo a scaricare più velocemente il file, e quindi andiamo a scaricare o a condividere più velocemente il file. Qua ovviamente ci vengono dati tutte le informazioni di quante persone attualmente stanno contribuendo alla velocità del file e la velocità che stiamo andando a comprare. Qua è possibile attivarla o disattivarla, e quindi più o meno è una piattaforma molto, anche questa molto facile da utilizzare, quindi basta solo accendere o spegnere questa funzione affinché ci consumi i BitTorrent che abbiamo all'interno, e quindi il file ci viene ancora più velocemente scaricato. Questo perché incrementa l'acquisizione dei peers e quindi delle persone che detengono una determinata porzione di file, e quindi accelera lo scaricamento. Quindi questo sistema, quindi questo è BitTorrent spiegato praticamente in pochi minuti, quindi abbiamo capito più o meno come utilizzare la versione BTSF in cui poter guadagnare BitTorrent, e la versione Speed per scaricare più velocemente i file oppure condividere più velocemente i file. Ovviamente questo è un servizio molto importante, molto in crescita, perché è una piattaforma che detiene sempre 100 milioni di utenti e nel lungo termine potrebbe essere molto decisiva anche legato al mondo Tron, perché si è creato un intero ecosistema che consiste nel condividere file, creare file e soprattutto guadagnare dai file creati oppure condivisi. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa piattaforma, se la state utilizzando oppure state cercando quindi di capire come funziona. Quindi lasciatemi nei commenti esattamente che cosa ne pensate, e nei prossimi video andiamo a vedere anche la piattaforma di Live, andiamo a vedere anche altre piattaforme sempre legate quindi al mondo di Tron, come la Tron TV e così via, e quindi più o meno vediamo un po' tutte queste applicazioni, come vengono utilizzate e che cosa servono esattamente. Quindi per questo video è tutto, vi chiedo ancora di lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video, e vi chiedo ancora di supportare il canale tramite una bella iscrizione, e ci rivedremo alla prossima.